sono noi partigiani in Italia, grazie alla volontà di Dio vivo ancora, insomma. Ma ne sono morti parecchi, insomma. È logico questo, l'età, i sacrifici portano anche a malattie e cose. E che penso, che chi dice di essere fascista non so neanche chi l'ha creato. Per me è così, perché tu sei fuori dall'arco costituzionale, è la prima cosa. Abbiamo fatto un referendum democraticamente, e tu hai visto la differenza tra l'Alta Italia e il Meridione, la Sicilia specialmente, ma una differenza inutile. Ora, questo, se uno ragiona, capisce, dice: ma come mai in Alta Italia ha vinto questo e noi vogliamo fare questo? A che scopo? Se tu vuoi fare il fascista e sei fuori dall'arco costituzionale, che fascismo sei? C'era la buonanima del dottore, ecco, questa è una parola esatta, la buonanima del dottore Cobellis, che stava, dice: sentite, quelli che dicono così sono agnostici, è gente agnostica. Perciò non le credete proprio, scartateli, mandateli via, concetto preciso, insomma. Non lo so a che scopo lo fa, io ancora non ci sono arrivato. A che scopo vanno a dire io sono fascista? Ma fascista di che cosa? Innanzitutto tu sei fuori dall'arco costituzionale. Innanzitutto ti possono anche arrestare, perché è proibito, c'è la legge che proibisce. Dopo aver lottato tanto dice io sono fascista, ma vedi tu, vai a svuotare un altro e non a me, insomma, delle cose. O lo dicono per sfottò o lo dicono perché credono che ritorni il fascismo. È una cosa assurda proprio, ma assurda al 100%. Dire fascisti vuol dire che non capisci niente, ma non hai capito mai niente. Sei un uomo da scartare, da allontanare, da non trattarti. Per dire io sono fascista, sei un uomo che deve essere scartato, deve essere allontanato proprio. È una cosa assurda, al 100%. Dire io sono fascista vuol dire che sei un povero cretino.